Severino Proserfio, fondatore e animatore dei Bambini d'Ornella, presidente del San Fan d'Ornella di Kelle in Senegal. Un'associazione importante, un'associazione in grado di dare una nuova lettura del termine solidarietà. Come vanno le cose in Africa? Ma le cose vanno abbastanza bene, nel senso che noi abbiamo sviluppato tante attività, soprattutto sono molto soddisfatto del fatto che, dello sviluppo di questo progetto che inizialmente tendeva soprattutto a scolarizzare i bambini, quindi cercare di dargli la possibilità di andare a scuola, eccetera, no? Successivamente questo progetto si è sviluppato rispetto anche a bambini che poi sono andati avanti, hanno frequentato le scuole superiori, quindi ci sono state altre attività come i corsi di informatizzazione di base e adesso c'è la possibilità di dare un ulteriore sbocco che è quello di dargli la possibilità di costruirsi delle attività che gli danno la possibilità di dare loro una mano al loro paese con delle attività di formazione professionale. E quindi c'è questo progetto di realizzazione di una scuola di formazione professionale. Abbiamo già fatto partire il 17 di novembre una scuola di sartoria, è un ciclo di 3 anni che coinvolge 14 ragazze, che poi vedremo come quello che riusciranno a produrre in termini di cooperativa, vedremo come dargli uno sbocco anche di poter vendere i prodotti che realizzeranno, in collaborazione con una struttura di Dakar che già da anni opera in questo senso. E poi pensiamo di innestare altre attività di formazione professionale. E gli spazi che avete bastano? Avete dei progetti di Ma espansione? gli spazi, ovviamente, gli spazi del centro non sono insufficienti, però abbiamo avuto la possibilità di avere un terreno a nostra disposizione accanto al centro e in questo centro realizzeremo questa struttura, cioè è partita questa campagna che sta dando risultati notevoli, che è intitolata Adotta un mattone, che, no, che si sta sviluppando in modo importante e che realizzerà le risorse. Noi pensiamo già nel periodo di Pasqua dell'anno prossimo di aver già realizzato la struttura e già iniziato delle attività. Senti Severino, ma come si sta in Africa? Come si sta in un paese islamico? Beh, in un paese islamico come il Senegal è abbastanza un paese abbastanza, diciamo così, particolare, come è una sorta di esempio di convivenza interreligiosa. È un paese a maggioranza musulmana, dove però, per esempio, l'altro giorno hanno festeggiato l'Immacolata Concezione, no? Adesso a Natale le scuole sono chiuse. E quindi festeggiano una festività cristiana, nonostante un paese per il 95% musulmano, no? Tant'è che a gennaio viene un nostro amico di Caserta che co completerà un video che rappresenterà questa realtà, cioè i rapporti interreligiosi che si sviluppano in quel paese lì, dove ci sono cimiteri misti, nuclei familiari misti, senza grandi problemi. Senti, ci hai detto che sei venuto a Como con i mattoni da vendere, ma sei venuto a Como anche con Sofì. Ci Sì. dici qualcosa di questa esperienza di formazione a Como? Sì, lei è una ragazza che lavora al nostro centro, dove fa la cuciniera al nostro centro, e quindi abbiamo pensato soprattutto di fargli, non tanto di fare della cucina italiana, però fa uno stage di 3 mesi presso il centro di formazione di Via Bellinzona, che tra l'altro è un centro a grande livello, dove soprattutto ci interessa che acquisisca alcune metodologie, anche per fare i piatti senegalesi, per carità, no? Che
che però riescono poi a valorizzare soprattutto le sostanze. Per esempio, facendo un esempio, loro stracuociono, faccio un esempio, il djebujeng è un piatto tipico senegalese, che è un piatto completo dal punto di vista nutrizionale, c'è riso, verdure, eccetera, però hanno queste metodologie che le verdure le stracuociono, quindi perdono molte sostanze nutrizionali, e quindi fagli acquisire delle metodologie che poi gli consenta poi giù là di trasmetterle, no? Per esempio sta imparando a fare la pasta fresca, quindi porteremo giù una macchina per fare così, sta imparando a fare il pane, e quindi poi è anche probabile che poi le inseriremo in questa attività di formazione professionale per trasmettere poi quello che lei avrà acquisito qua. Senti, tu vivi in Senegal ormai da anni, ma non hai mai interrotto il legame con l'Italia, sia per la tua attività di solidarietà, che nasce qui e che ancora viene molto alimentata dall'attività dei bambini d'Ornella, sia perché sei una persona che tutta la vita ha fatto politica e non può smettere solo perché si trova a qualche migliaio di chilometri di distanza. Vorremmo sapere tu come lo vedi il nostro paese da lì. Ahimè, la vedo tragica, nel senso che vedo che, non, a parte la situazione politica generale, dalla quale ho molte difficoltà a vedere una prospettiva quantomeno immediata, no? una perdita di valori, una perdita, un arretramento molto preoccupante anche di civiltà, parliamoci chiaro, no? E quindi da questo punto di vista è abbastanza difficile vedere uno sbocco immediato, e quindi da questo punto di vista sono molto preoccupato per il mio paese d'origine, così se vogliamo definire, no? A mio giudizio credo che occorre proprio ripensare in un paese come il nostro lo stesso modello di vita, lo stesso meccanismo dei modelli di consumo. So che è complicato, però non vedo altra scelta che recuperare valori che ormai si sono persi e che, ahimè, vedo che invece non riesco a intravedere una capacità. Un paese dove, per esempio, avrebbe bisogno di una forte rappresentanza anche di alcuni strati sociali, che vedo che ha molte difficoltà. Io sono un uomo di sinistra comunque, quindi vedo che questo c'è la difficoltà di impiantare una rappresentanza di interessi concreti, che invece hanno difficoltà ad aggregarsi rispetto invece a un modello che è molto più legato a così alle leadership del momento, a chi no, questo è. Mi sembra anche sul piano della democrazia c'è un arretramento molto preoccupante. Senti, tornando all'attività di solidarietà internazionale, cosa diresti a un volontario o una volontaria che sta valutando se venire o no in Africa a dare una mano alle Sanfan d'Ornella? Beh, intanto arrivare lì senza le preoccupazioni. Oggi c'è questa allarmismo sull'Ebola, che tra l'altro il Senegal è escluso da questo punto di vista, no? Ma proprio perché così si misura con dei modelli di vita che sono diversi. Io vivo lì da anni, io non ho il supermercato, no? Dove non ho queste, magari perché non ho l'opportunità, però è chiaro che in questo modo ho imparato a vivere e a così, cioè alcune cose che qua le sentivo una rinuncia, un qualcosa che mi mancava, lì non lo sento, lì è una dimensione completamente diversa.